Sono le 11.36 del 14 agosto 2018. Le telecamere di un'azienda che operava sotto il viadotto Morandi riprendono tutto. La pioggia, gli stralli che cedono, il ponte che si spezza e le auto inghiottite dalle macerie. È il video più nitido di quanto successo a Genova il giorno della tragedia. Sono immagini inedite diffuse oggi dalla Guardia di Finanza che per quasi un anno sono state secretate per evitare di influenzare i testimoni oculari del disastro. Secondo gli investigatori sarebbero la prova, regina, che dimostra quale parte della struttura ha ceduto. Per Società Autostrada, invece, che ha diffuso la sua posizione con una nota, le immagini non chiariscono le cause del crollo. Lo farà senz'altro la magistratura con l'inchiesta che prosegue spedita. I periti delle parti cercheranno qualche elemento anche tra le macerie degli stralli del Moncone Est del viadotto, quello che venerdì è stato demolito. Anche qui si potrebbero trovare risposte al disastro utili ad identificare i responsabili della morte di 43 persone. In bilico poi c'è anche l'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Il ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, oggi ha ribadito quanto scritto ieri dalla commissione del ministero. 62 pagine in cui si legge nero su bianco che il crollo di Ponte Morandi potrebbe rappresentare un grave inadempimento della manutenzione di tutta la rete autostradale e che, per questo, le clausole risarcitorie in caso di risoluzione anticipata della convenzione sarebbero nulle. Accuse alle quali la società ha risposto ribadendo poi l'obbligatorietà dell'indennizzo in caso di revoca anticipata.